Ciao a tutti e bentornati sul canale dell'Otaku dello Svacco. Oggi così. Allora ragazzi, oggi vi porto un bel vlog nel quale vorrei innanzitutto dirvi che ieri sera, non so quando vedrete sto vlog, ma ieri sera 21 gennaio ero in live con Ale. Potete trovare la live sul suo canale se volete, per chi di voi magari non era presente e per caso volesse vedere di che cosa abbiamo parlato. Bene, allora chi c'era avrà sicuramente visto che mi sono sfuggite tra virgolette delle indiscrezioni. Chi c'era c'era, chi non c'era magari le può vedere in differita, ma se vede questo video non importa, perché riporto queste indiscrezioni tra virgolette che riguardano il controllo della temperatura, ragazzi. Un argomento abbastanza fiammante riguardante lo svapo, il quale 50% delle persone dicono che è uno spippolo e non serve, e l'altro 50 invece dice quell'altro 50 rimanente che sono degli imbecilli. Quindi ragazzi, questo per dire che secondo me non ha ragione né l'uno né l'altro. Bisogna un attimo cercare, ragazzi, di comprendere lo svapo, a mio parere, come è nato, ovvero una cosa che veramente univa tutti. Quando la community, ragazzi, era un po' più ristretta, dovete sapere che l'ambiente era diverso. Adesso si è trasformato un po' in una cosa di puzza sotto il naso di qua, puzza sotto il naso di là. Ragazzi, è una cosa che comunque non piace, non ha senso, perché per quanto seriamente noi prendiamo questa cosa, cadiamo un po' nel ridicolo, ragazzi. Capite bene che si sta parlando di sigarette elettroniche, quindi se voi andate a parlare di TC, AC, cazzi, a uno che sta iniziando, cioè ti dice io resto con le paglie, zio, è complicato, e c'ha ragione. Io me ne rendo conto, perché per imparare determinate cose che vorrei arrivare di portarvi, sperando che appunto sia apprezzato da voi, magari non lo so, io ero inscimmiato per sta cosa qui, però oltre a guardare e leggermi guide ho dovuto appoggiarmi con una persona che ne sapeva di più di me. Non ho problemi a dirlo, ragazzi, mi sto riferendo di nuovo a Giodà. Mi sta dando parecchi consigli su cose un po' più avanzate, mi sta dando una mano dove che non arrivo io, un po' per tempo, un po' perché lui ha più esperienza, mi dà una mano lui, e quindi sarebbe una sorta di idea la quale mi ha aiutato a portare Giodà. Quindi anche grazie a lui che oggi sono qua a parlarvi di questo. Comunque non ho concluso il discorso, ragazzi, perché a me non piace chiudere i discorsi, dovete sapere questo, del fatto che secondo me ci deve essere una mezza misura, cioè nel senso, sia uno non interessa il TC, non si può dargli dell'imbecille, come quello che vede l'altro inscimiato non può dargli dell'imbecille a sua volta. Cioè è tutto un ragionamento sbagliato, ragazzi, a mio avviso, perché ognuno vive questo mondo qua come gli pare, ragazzi. Cerchiamo di capire questa cosa qua, e lo dico da uno che è molto inscimiato rispetto all'argomento e altre cose che sono più avanzate, che comunque riconosco essere anche degli spippoli, cioè, perché dopo è, diciamo, una maniacalità, è il volersi addentrare così tanto che dopo diventa veramente maniacale. Ma ad ogni modo queste funzioni esistono, ragazzi, e secondo me ha ragione sia chi non gliene frega niente, sia chi vuole imparare e chi è inscimmiato, like me. Quindi ragazzi, secondo me il messaggio che voglio lanciare, oltre al fatto di quello che porto con questo video, anche se penso che non risolverò niente, perché ormai il fatto è che è radicato nell'anima questa cosa, c'è chi ce l'ha come credo e chi, come dico prima, dà dell'imbecille a chi ce l'ha come credo, ed è una stupidaggine, sia in un modo sia nell'altro. Quindi ragazzi, non ce l'ho con nessuno in particolare, dico solo, cerchiamo di essere un po' più vape fam, se vogliamo parlare alla Instagram tag, e meno puzza sotto il naso fam tra virgolette, no? Penso che tanta gente mi abbia capito, perché non è assolutamente carino e non rende per niente l'idea di svapo. E andando avanti di questo passo, ragazzi, lo svapo sta prendendo la piega di tutte le altre cose, cosa che all'inizio non era così, perché all'inizio, come ripeto, era una bella famiglia. È vero che comunque quando si è in pochi è più facile andare d'accordo, però è anche vero che comunque bisognerebbe essere un po' più magnanimi, e comunque bisognerebbe capire che lo svapo è una cosa talmente soggettiva che avere la puzza sotto il naso per questo argomento qua è veramente una stupidaggine, ragazzi. Cerchiamo di entrare in questa mentalità. Io ve l'ho detto perché comunque sentivo di doverlo dire, poi ognuno fa quel che vuole, insomma, non sono qui a fare il portatore di pace sicuramente, perché non ne sono in grado. Comunque stavo dicendo, ragazzi, chiudiamo questo capitolo, diciamo, vape fam tra virgolette, lo voglio chiamare così, e iniziamo appunto a parlare di quello che vorrei portare. Allora sentite qua, adesso mi sto rivolgendo a chi vorrebbe interfacciarsi a questo mondo in modo semplice, e anche chi magari è inscimmiato ma non c'è tempo di provare. Io vorrei portarvi una serie di video con delle resistenze diverse e cercando di spiegarvi ogni volta sempre meglio come funziona il controllo della temperatura, dall'A alla Z, dall'analogico, cioè dal fare la resistenza col cotone, al digitale, che può essere scribe ma spiegato bene. Oltre a quello, ragazzi, che però qui non ci sono ancora arrivato, dovete darmi del tempo,
tempo, perché io non faccio le cose a caso. Quindi ragazzi, per studiare una determinata branchia così avanzata dello svapo mi ci vuole del tempo, perché io non è che sono Dio, non è che sono un guru, anche io devo studiare ragazzi, non è che ragazzi a me le cose escono così. Quindi oltre a quello volevo portare anche una comparazione tra Scribe e Arctic Fox, però per ora devo dirvi che non sono ancora in grado di fare una comparazione. Ho avuto ragazzi degli ottimi risultati con Scribe, per ora col DNA, però come vi dicevo ci sono tante opzioni che devo star lì a imparare bene e arrivare di riuscire a comparare in quanto fedeltà con Arctic Fox ragazzi, perché è una cosa che mi interessa molto. Arctic Fox ragazzi, per chi non lo conoscesse, sarebbe quel programma che assomiglia a Scribe e permette di installare un firmware personalizzato su molte box che non sono DNA, e ovviamente come permette di installarlo promette di riuscire a modificare quei parametri che riuscite a modificare anche su Scribe. E ragazzi, qui chiudo il discorso perché davvero l'ho aperto due volte, ma soltanto per dare un'occhiata ai vari menu, quindi per adesso non ve ne parlo. Prima vi parlo di Scribe, vi parlo di qualche resistenza, qualche prova che ho fatto che ho visto funzionare bene anche per merito di Giuda appunto, che mi ha dato molti consigli e mi ha detto da dove partire e che cosa tenere in considerazione. Quindi grazie mille Giuda ancora una volta, perché riuscite a darmi almeno un punto di partenza. Sono riuscito a confrontare quella coil con per esempio un'altra coil e ho cercato di ottenere lo stesso risultato con altri tipi di coil, da flavor, da guancia. Adesso ci sto lavorando ragazzi, però intanto posso già portarvi il primo esperimento, che è quello che mi ha detto lui, che comunque sono riuscito a far funzionare bene. Quindi ragazzi, sostanzialmente in questo vlog volevo raccogliere le vostre opinioni e volevo sapere cosa ne pensavate se io portassi una bella approfondita rubrica sul TC per renderlo fruibile a più persone, diciamo da star lì a fare un bel video bello esplicito, magari tanti video divisi in 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, insomma quanto l'argomento richiede, per riuscire a smontarlo in tutte le sue parti e magari renderlo fruibile a tutti. E dico a tutti, basta aver voglia di seguire il video e cercare di capire perché è stato fatto così. Io cercherò di spiegarlo il più chiaro possibile. Ragazzi, non vi posso promettere che non ci saranno errori, ok? Perché come ho già detto, non sono un dio, non sono uno che sa tutto, quindi gli errori ci possono essere. Quindi invito magari chi già ne sa a farmelo presente nei commenti se mai fosse così. Io ragazzi ci metto tutta la buona volontà, però ragazzi può essere chiaramente che qualche errore scappi, perché bisogna essere umili e fare mea culpa quando è giusto farlo. Quindi ragazzi, questo è il mio primo progetto grosso che vorrei fare su questo canale e vorrei sapere cosa ne pensate, perché comunque è una cosa che mi piace molto, che ho approfondito per i fatti miei. Quindi l'idea di fondo era di cercare di capirlo io prima, e poi adesso in questo momento che mi sento abbastanza pronto per iniziare quantomeno a spiegarvi questa branchia più avanzata dello svapo, vedere se magari era il caso di portarlo. Infatti ho fatto questo video per raccogliere opinioni e spero vivamente che mi rispondiate in molti, mi rispondiate in tanti, e sapere un po' cosa ne pensate sia del discorso che ho detto prima delle fazioni che si stanno andando a creare e quindi stanno andando a distruggere un po' quella che era l'idea dello svapo e la comodità dello svapo, sia questo, e sia ovviamente soprattutto cosa ne pensate su questa idea che ho di portare il controllo della temperatura in chiave molto molto più semplificata. Come vi ho detto, ho intenzione di fare parecchi video a spezzoni, chiaramente non è che vado a spiegare un'intera sezione in un video solo, anche perché mi rendo conto che non sono tutti avvezzi a seguire un video da un'ora. Io stesso ho fatto fatica a seguire quei video che duravano un'ora e passa ragazzi. Quindi sostanzialmente quello che voglio fare è cercare di portare più video, più spezzoni e portarvi più materiale fruibile. Quindi ragazzi, abbiate pazienza, vi saluto con questa oggi perché non ho avuto davvero tempo, ieri ero in live eccetera, quindi veramente non sono riuscito a neanche rigenerare ragazzi, quindi fate voi ragazzi quanto ci sto andando dentro questo periodo. Comunque ragazzi, lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e soprattutto se questa idea vi può interessare, però magari anche un commento sarebbe gradito ragazzi, così so bene magari cosa vi aspettate. Iscrivetevi al mio canale se vi interessano le mie opinioni, le recensioni e tutto quello che porto su di esso e quello che andrò anche a portare, perché se ve l'ho detto vuol dire che lo porto come sempre. Iscrivetevi ai miei social Instagram, Facebook e gruppo Facebook per rimanere sempre aggiornati. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi saluto come sempre con una svapata. Ciao ragazzi!